In, ho visto tante tue interviste che tutti noi siamo unici, no? Sì. Ed è importante sì. saper, uh, saper capire la propria unicità, no? Tu non devi uh, aspettare uh, per avere una strada più facile perché il mondo non, non va così. Sono sicuro, tu stavi a casa, ah, voglio giocare. Ma questo è un inferno. Qualcosa che io odio adesso, quando LeBron, tutti quanti, vai a coprire. <ride> Così. Quando io ero un ragazzo, io sempre stavo guardando che cosa ha detto Michael, che cosa ha detto Scari. Io non posso togliere mia moglie da questa uh, cultura. Se io metto lei in America perché noi siamo su superficiali, ok, Quali Lei penso? va a morire. Come parla italiano, io devo imparare per fare scherzi a lui la prossima volta quando vi uh, vedo. Lui è proprio è cresciuto qua. Ma lui è andato in prima elementare. Uh, sì, bene. Ma i suoi amici veri sono stati italiani. Eh. E quando qualcuno prende questa mentalità applicata dentro ambiente amer americana, oh, tu esci un Kobe. Mio figlio aveva due anni e all'improvviso lui ha detto, tu hai una faccia brutta di nero. Oh, oh, oh. oh Passa quella palla, give and go, sono libero, la metto dentro con un finger roll, capitano della squadra, sono il leader bro, oh, qui sul campo c'è Lucifero, stile più skills, yeah. non batti l'equip, sembra in the gym, yeah. we gonna make some big checks, si chiedono che ho fatto per entrare nella liga, ho sbagliato mille volte prima di arrivare qui, bitch, check it out, check it out. Step out! Alex, oggi abbiamo una, un ospite che in questi ultimi mesi sta, sta spaccando e sta, aiutando, esatto, e sta aiutando un sacco di giovani ragazzi e ragazze. E niente. Welcome. High five, noi gli chiediamo high five, io mi fai high five, a volte mi fai high five. Yeah, allora, allora. Yeah, right. Facciamo bene, no? Esatto, meglio, meglio, meglio. Sai, no, in questi ultimi tempi col covid, tutti che diamo il pugno. No, però qualcosa che è più brutto è vedere italiani fai questi quando gli italiani yeah, hanno l'abitudine di fare bash, ok? <ride> però è, co è cottura. Noi, no, americani, è meno, noi meno, facciamo così per fare distanza, sì. ok? Però è brutta vedere gli italiani che di oh, oh ma che stai facendo? Oppure. oppure no, ma, sì, ma, que, ma che è? No, gomito non si è mai no, visto. No, no, gomito non più. guarda. non sei mai visto. Sono pugno. <ride> Meno male, io comincio di fare high five, ma dammi high five. Che cosa è meglio? Comunque, eh, per quelli che ci ascoltano, eh, per oggi noi è molto importante averti invitato perché secondo me sei una fonte di ispirazione per tantissimi giovani ragazzi e sappiamo che hai pochissimo tempo perché, sai, alla fine vieni, vieni da Caserta, e hai mille impegni, quindi vogliamo cercare di tirar fuori il meglio che puoi darci, puoi darci oggi, e quindi ti ringraziamo per essere venuto. E niente, insomma, partiamo con questa Siamo. conversazione tra cestisti sì. che, sai, è una cosa che non, non si vede spesso. E volevo anche sapere da te... Tu cosa ne pensi dei new media, eh, de, del fatto che adesso anche i giocatori iniziano ad avere podcast, iniziano a parlare, iniziano a raccontare di loro? Cosa ne pensi? No, secondo me cosa? è qualcosa di migliore, finalmente, perché uh, uh, contenuti può uscire proprio raw. Okay? Eh, proprio che stavo dicendo qualcosa che mi manca veramente è discorsi dentro spogliatoio qualcosa mm -hmm. che diciamo è più gioia ok e adesso tutti quanti fuori può capire precisamente che cosa loro dicono ok perché io ricordo come un ragazzo qualcosa che io odio adesso quando lebron a tutti quanti vai a coprire <ride> così per non hai capito? Però quando io ero un ragazzo io sempre stavo guardando che cosa ha detto Michael che cosa ha detto Scari ok? Ah, lui ha detto questo so, se io dico la stessa cosa io sono un grande no? Sì. E adesso tutti quanti riesco a sentire a vedere che cosa noi diciamo allora io posso diciamo uh, copiare o io voglio fare qualcosa come Kobe o oh, lui ha detto questo io dico la stessa cosa no? E uh, secondo me è meglio così No diciamo che poi anche è un bel impatto no? per le nuove generazioni eh. prima con, senza i social era difficile, capito? Guardavi tutto tramite la tv. Adesso basta un telefono, con un telefono da ispirazione, loro possono vedere quello che fai. Cosa stai trasmettendo anche? Sì, se sì. riescono a percepirlo e ad assorbirlo. Sì. Ed è una cosa importante, veramente importante per il movimento. Più che altro della pallacanestro, capito? Eh. Perché è uno sport che non tutti stanno, cioè, è seguito ma non così tanto sì. è giusto un po così no guarda ecco cosa anche dobbiamo fare attenzione perché non vuol dire è più facile adesso like, per un ragazzo a crescere a fare qualcosa lui può prendere un telefono facile. e fare il lavoro è più, più facile, facile no, okay? sì. è più facile però le cose facili non è buono no esatto, ok è vero. E questo è, è proprio il mio discorso a tutti i ragazzi. Tu non devi uh, aspettare uh, per avere una strada più facile perché il mondo non, non va così. Tu devi essere proprio pronto di combattere mm -hmm. contro qualcosa di duro. Tu hai un infortunio. Tu non hai visto che tu puoi avere un infortunio, però devi essere un mostro nel senso che tu devi essere aggressivo. Di quando hai a mangiare sano, a fare più esercizi, di tornare. Perché è brutto di stare fuori, no? Io sono stato a Napoli, a uh, Bologna, stavo giocando, non c'era. Sono sicuro tu stavi a casa. Ah, <coughs> voglio giocare. Ma questo è un inferno. Sì. Però tu devi essere una grande. È una prigione. È prigione. Ah, io, ma io, quando io stavo con San Antonio, ho fatto male a mia caviglia. Non riesco a giocare. Per un giocatore, uh. Però... Devi essere forte di combattere per tornare più forte, ok? E questa strada di facile devi essere felice, no, ma tu devi essere, diciamo, tosta, aggressivo, perché arriverà un momento difficile e tu devi essere pronto di superare. È infatti una cosa che secondo me eh, non, non, non ti insegnano e soprattutto come rialzarti dai momenti, parlo quando si cresce, no? da eh. quando si è young, non ti insegnano bene, cavolo, se ti capita un momento di difficoltà devi comportarti <coughs> in una certa maniera. Queste cose qui magari non te le dicono, perché poi quando ti succede, che a me è successo, uh, è, una bella, eh. è un bel pugno in faccia, eh, e lì bene. poi devi capire bene come, come rialzarti, devi capire bene a cosa appoggiarti. Eh. Eh, io ho la fortuna che ho avuto, vabbè, io ho la mia famiglia, ho le persone vicino, c'è stato quando abbiamo iniziato questo podcast, no? okay, sì. quindi eh, le cose su cui attaccarmi ce, ce ne avevo e mi hanno aiutato a, a, a superare un po' quel momento. Poi c'è da dire che quando arriva il momento di rientrare in campo devi essere tosto, come dici eh, tu, perché eh. inconsciamente lo senti che non sei ancora... Alla pari, che hai, hai bisogno di minuti, di allenamenti, e quindi devi, de La cosa più facile è essere più tosti, sì. non c'è nient'altro da fare, cioè sì. quello no. è, quel è fondamentale. E' ecco, qualcosa che io posso dire adesso perché io ho una moglie, ok? Però io devo dire alle uh, donne italiane colpe perché io vedo come tutti vai a proteggere uh, i figli a non fare qualcosa di difficile perché io guardo mia moglie ma lei vuole uh, proteggere mio figlio a non fare cose oh ma lui <ride> deve cadere ma lascia stare ok e questo è perché che cosa tu hai detto non sei pronto quando arriverà questo momento difficile e non so che cosa è successo in cultura italiane, però io vedo tante madri che vogliono proteggere i figli. E ho detto, oh, ma il mondo non è così. Non detto, istinto così. materno. Eh? Istinto che, materno, no? Lo vogliono forse, proteggere. Forse, no, forse sai cosa, Linton? È che adesso si vedono un sacco di notizie brutte, quindi appena uno legge, sai, pensa... Eh. Guarda, guarda, devo dire, io sono stato a mare, no? Okay. All'improvviso è uscito un po' di vento. Mi moglie ha detto, oh, è pericoloso perché forse vento per un ombrellone sì. e vai a fare un step, qualcuno oh, dice, eh. ma chi stai parlando? <ride> no, ho visto! Ha detto oh! Vedi, è perché vi... ha detto perché l'ha visto? Sì, perché Vedi. ha visto, ha detto, oh, ma chi stai guardando? <ride> tu devi smettere di guardare queste cose. Anch'io sempre. Ma come puoi mettere questo dentro una testa di un, un ragazzo? È tosta, ma se lui va a uccidere a morire così, e vai! <ride> Oh, no, perché... mi dispiace ma... a proposito di famiglia Linton com'è stata la tua transizione quando hai deciso di uh, vivere in Italia cioè ci sarà stato sicuramente quel momento in cui tu hai detto voglio stare qui con la mia famiglia allora è un, diciamo, un processo un po', un po' un po' complicato perché io ricordo quando stavo giocando ad Avellino e eh, uh, Marquise Green Certo. Ogni settimana lui voleva andare in Griscignano a comprare le cose americane. Perché lì c'è la base americana? Sì, sì. E ho detto, oh, ragazzi, ma prendiamo tempo per andare lì 30 minuti, un'ora, 30 minuti, un'ora. Ho detto, guarda, possiamo comprare le cose italiane qua, ok? E da questa mentalità io riesco a capire, guarda, le cose italiane diciamo, uh, sono migliori perché lui piace di mangiare dati dati mm. no mm. e lui va so. lì a comprare qualcosa california Dough, che viene da california io ho detto oh ma ragazzo, ma ci sono migliori dati di qua vieni da tunisia ok so da lì io riesco a capire ricchezza ok the richness of italia e io ricordo uh, con mia moglie uh, stiamo mangiando a un ristorante ok e lei aveva un problema con il suo ordine ok ok e lei ha cominciato a litigare contro questo caminieri. Oh, questo non va bene. E io, dico, oh no, 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 non fai così. Perché se tu fai così, lui va a sputtare nella tua Quella e è sempre stata la mia paura. Un americano <ride> tu non puoi fare questo. In America tu devi accettare, <ride> ok, vai via, tu non torni sì. la prossima volta, però. ti No, Però è, è vero, vero. eh? E well, dopo lei ha cominciato questo discorso e lei è diventato. diciamo... Amici con lui e ho Guarda, come è bella. Gli italiani stanno parlando, ok? Questo è un rapporto, non so sì. che noi non ne abbiamo perché in America tu hai soldi o niente, ok? E da lì io ho detto: Io non posso togliere mia moglie da questa uh, cultura, ok? Perché se io metto lei in America perché noi siamo su superficiali, ok? Lei penso. va a morire. E io ho detto: Da lì io devo, diciamo, a, a vivere qua perché un uomo se tu sei un uomo mm. può creare la tua vita in qualsiasi posto nel mondo e da lì ho cominciato di, di accettare che posso vivere qua wow wow bella cosa perché non è una cosa facile sicuramente no. da fare no. No, no, per no, niente no. perché sì, sì. sicuramente da dove vieni hai un sacco di persone a cui tieni no che sì. non è facile tanta no, roba no, no. E e invece è sempre, sempre per la famiglia, eh, con tuo figlio, giusto? Mm. Eh, gli hai e figlia. E figlia, figlia sei anni. Wow. Lia. Lia, wow. Mary. Lia e? Lia Mary. E, Lia e, Mary. E, e tuo figlio, come si chiama? Linton, lui e 4 oh. eh, qualcosa, ah, abbiamo in fatto. Okay. Sì, perché non può fare. No, eh, ah, <ride> eh, fa. eh, non possiamo fare in Italia, perché sempre prendi il nome di nonno. Però anche, anche nella mia famiglia facciamo così okay, in questo modo, okay, okay. e ti volevo chiedere questo: tu hai mai cercato di fargli conoscere bene la tua cultura? Perché te lo chiedo? Perché io ho sentito tanti ragazzi più o meno della nostra generazione che i loro genitori non gli hanno fatto conoscere, eh, quando, soprattutto quando sono mix, eh. Eh, magari non gli hanno fatto conoscere un cer certo tipo di cultura. E poi, quando si sono eh, rinfarciati a quel tipo di cultura, sono stati molto in difficoltà, sì, perché sì, non sì, sapevano sì, cosa aspettarsi. Sì, Quindi, io sì, per sì, questo sì. ti sto chiedendo tu: come, cosa gli, gli parli solo in inglese, li porti in America ogni tanto, cosa fai per cercarli di avvicinare anche alla tua cultura? Eh sì, uh, allora, prima cosa, io parlo solo in inglese a miei figli, okay? Io non gioco di spagliare in questa lingua, di eh, esprimermi a mio figlio. E noi andiamo in America ogni, ogni estate uh, solo che gli ultimi anni siamo stati qua per covid però siamo stati lì a febbraio e la prima volta lui è andato a partite di Chicago Bulls mm. uh, siamo stati a quattro partite e, però uh, qualcosa che io ho fatto come un genitore io uh, diciamo ho bloccato tante cose nuove a mio figlio per esempio mio figlio non guarda niente di Pepe Pig, Martian Bear, okay? qualcosa che io non conosco, perché ci sono tanti messaggi dentro che forse io, io non sono d'accordo, perché ci sono messaggi dentro i cartoni. Ah sì? Sì. Ah, sì. Quelli Quindi, americani? Alcuni sì. Sì, eh, sì, americani. Coco Melon, quelli lì. Ma sì, ci sono, ci sono tanti messaggi. Alcuni sì, alcuni okay? sì. E che cosa io ho fatto? Io ho fatto a vedere Tanti, diciamo, film, cinema, cartoon vecchi che io conosco bene, che io posso raccontare. Like, like, per esempio, il uh, uh, diciamo show uh, preferito è Will Smith, Fresh Prince of Bel-Air. Oh. Parliamo di no, uh, 90, no? Di 90, sì, uh, sì. Uh, Cosby, qualcosa mm. che è incredibile oh. come gli italiani cambiano il nome di I uh, 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 Robertson. Ma come può cambiare un nome? e Huxleboos, Cosby Show, ma è difficile per gli italiani per dire Cosby, <ride> ma io Robinson's non può fare, però comunque, noi guardiamo questi, ok? Uh, lui ha visto tanti film di 80, e così io riesco a spiegare le cose piano piano, ok? A mio tempo, ok? Perché adesso tutti vogliono andare in fretta di, in fretta di spiegare questo e quello, ok? Per un bambino devi andare piano, con, piano calma. con calma ok perché arriverà arriverà eh. no tanta roba eh, perché secondo me è molto importante perché quando ho iniziato a sentire queste cose qui di alcuni che non sapevano come comportarsi su, sulle culture dei propri genitori ho detto wow secondo me la prima cosa che un genitore deve fare è far conoscere ai eh, eh. eh, propri figli la propria cultura no? infatti anche io nel mio piccolo cerco di, di, di parlarle nel, nella mia la mia lingua ah. dei, dei miei genitori, che non è facile perché ogni tanto sai, mi trovo in difficoltà che mia moglie non capisce proprio sì, niente. Sì. sai Se tu parli in inglese un po' tua sì, moglie sì, capisce, sì. ma la mia non capisce no, proprio... No. Però, però voglio dire qualcosa un po' uh, profonda, perché siamo in Italia, okay, siamo neri, no? E per essere un nero qua ci sono tante pubblicità che possono spegnere altri colori, no? E mio figlio aveva due anni, io non sono stato... Pronto per sentire questi. E lui era arrabbiato di qualcosa di genere e all'improvviso lui ha detto: Tu hai una faccia brutta di nero. Oh! Oh! ho se sentito io, da qualche parte? Avrei visto da qualche guarda, parte? Io non so, però io non, non ho fatto niente caso, io, io sono stato tranquillo. Detto, che stai dicendo? Okay? Perché non volevo <ride> che lui pensasse, ah, io ho detto qualcosa che può uh, disperarlo. Diciamo, sì, eh, eh, okay. scioccarlo, capito. Perché cosa ho fatto? Ho fatto. Mio, mio, io devo dire, uh, mio grande, mio dio, Michael Jordan. Ok. A solo l'esempio, e devo dire ringraziare che Michael Jordan è proprio nerissimo, ok? E ho detto, guarda, Michael Jordan è fortissimo, no? ho cominciato a lui, eh? E da lì lui riesce a cambiare la sua mentalità a due, tre anni. Perché, come può dire già nero è qualcosa faccia di brutto? brutto. Solo, forse lui solo ha gettato questi. Però da lì abbiamo cominciato a guardare Space Jam. Mm, okay? mm. E questa era la prima e l'ultima volta che lui ha fatto questa connessione di nera, colore brutta, Perché Space Jam, Michael Jordan è forte, è più forte. E lui è nero. Super, Oh, su, allora. Super black. Però quando lui ha detto questo, tu hai una faccia brutta di nero. Quanti anni oh. aveva? Poi avevo due o tre anni: 2-3 anni. Hai capito, hai capito il metodo? And, andava all'asilo sì, sì, sì. and, oh. andava oh. a scuola sì. materna eh? o andava a scuola materna. Sì, lui si sì, sì, eh, sì, magari sì. qualcuno l'avrà sentito da qualche parte? Magari qualcuno avrà sicuramente detto. Però non, e, non lo so, e, e proprio anche sempre continuando con questo discorso. Crescendo, tuo figlio, gli hai, hai cercato anche di insegnargli che le cose quando, quando Andrà fuori con gli amici o a scuola, le cose possono accadere. Eh. Sai che qualcuno dice qualcosa di, di brutto? Non l'hai mai preparato per questo? Io non riesco a prepararlo per qualcosa che può arrivare perché non lo so, però, il mio lavoro è di farlo di essere forte. Like, devo dire un esempio: mia figlia ha i capelli ricci, ok? E Tutti quanti ha i capelli lisci. Okay? Però forza che io dico mia figlia, guarda, qualsiasi cosa che tu hai, tu sei forte, okay? Tu sei, diciamo, l'unica, mm -hmm. ok? Mio figlio, capelli ricci, io ho fatto un esempio a lui, Stiamo, lui stava nel mio uh, campetto, no? Siamo stati fuori, era caldissimo, okay? tutti i ragazzi bianchi con capelli lisci. All'improvviso lui ha detto, Linton, possiamo fare un time? Ho detto, perché? Testa calda, testa calda, che significa? Ok? Loro devono mettere acqua addosso, ok? Perché brucia. adesso. Mio figlio aveva quattro anni, ok? Lui sempre stava lì. E io ho detto, Oh, Lent, vieni qua. Ok? So, sopra era caldissimo, però quando mette la uh, sua mano dentro era, era fresco. fresco. E io ho detto, Lui guarda la forza dei tuoi capelli. Ok? Parliamo di forza, ok? Perché tu hai ricci, il sole va a essere più, diciamo, fresco quando arriva la tua testa. So se qualcuno vuole dire, ah, tu hai testa o capelli, se, per esempio, lui già riesce a sentire: Oh, ma questo è capelli forti. Cioè. Se esce caldo, non devi mettere acqua addosso. Ok? Uh. Siamo stati in America per inverno. Era freddissimo. Però se tu metti la tua mano dentro, è caldo. So, questa domanda, che cosa stai facendo per. Ok, Se qualcuno dice qualcosa, io non posso, non lo so, però il mio lavoro è di, di insegnarlo, di sentire forte in qualsiasi ambiente. No, questa è bellissima, bellissima parola. È importante perché tante volte, sai, alcuni non sanno manco come reagire. Però eh, credo ah. che sia importante far capire che, come dicevi tu, in, ho visto tante tue interviste che... Tutti noi siamo unici, no? Sì. Ed è importante sì. saper, uh, saper capire la propria unicità, no? Sì. Eh, è fondamentale, però tante volte alcuni non riescono a trovarla questa unicità, no? no. Eh, eh. E quindi magari hanno bisogno di qualcuno che glielo fa capire. Sì. Ed è per questo che tu sei qui, ed è per questo che secondo me stai spopolando, perché sei riuscito a far capire a tanti giovani ragazzi e ragazze che oh voi siete unici sì. in un sì. modo o nell'altro. Che questo è un lavoro, questo è un lavoro è vero, che dobbiamo Infatti sei motivator, player, ah no, prima, prima father. Eh, prima Osman. father, sì, sì. Prima morito. Esatto. Abbiamo visto anche che adesso hai fatto un, un TV show per Kobe Bryant. Che è in, ah sì, sì, un documentario. Un documentario, da è nata a fare questa cosa. No, è qualcosa devo dire, qualcosa è, era bellissimo perché uh, per arrivare qua in Italia per me era qualcosa diciamo strano perché io sempre ho sempre detto guarda io devo giocare tutti i miei anni in NBA sì. e per arrivare in Italia guarda, adesso posso dire qualcosa di meraviglioso, però non volevo venire qua. Però io ricordo quando sono stato qua, io ho detto ok, uh, come parlo italiano? io devo imparare per fare scherzi a lui la prossima volta quando lo uh, vedo. Right. E dopo sono successo uh, queste cose, uh, che cose che ancora io soffro di pensare, lui non c'è, però è chiusa uh, questa opportunità di fare scherzi a lui in uh, lingua italiana. E quando allora mi hai chiamato di fare questo diciamo, ruolo di suo padre, ho detto, guarda, questo è un modo, diciamo, uh, carino, che io posso usare per chiudere questo discorso di parlare uh, di Kobe perché c'è un ragazzo piccolo. Eh, però è eh, qualcosa che era, era molto interessante perché la sua storia era molto sconosciuta per noi. Mm. Perché io non avevo un'idea che lui proprio è cresciuto qua. Ma lui è andato a prima elementare, sì, uh, ma i suoi su amici veri, Stati italiani. Infatti, lui con Vucevic sì. o Vujanic. 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 Loro due io. Parlavano in italiano? Solo in italiano. Se mm. tu vedevi le loro partite ah, da, sì. dalle labbra, vedevi solo che parlava in italiano. Sì, però con Gasol parlava in spagnolo. In spagnolo. Ah, ok, questo è il livello. <laughs> <di combi, laughs> questo è eh, proprio. Eh. Però è una cosa di parlare un lingua perché, ok, adesso io posso parlare in italiano. Per lui è è Cresciuto qua, like io miei amici veri americani, ma lui sono amici veri italiani. Ma e io, io dico perché io provo di cercare perché lui è forte, perché lei è forte e lui è forte perché gli italiani: hai qualcosa di andare, diciamo, quando vai a scuola, vai a studiare tutto. Ok, okay. che noi americani noi badiamo precisamente di una cosa in essere grandi, ok. Il fatto che lui uh, aveva una difficoltà qua, da inizio, però riesce a studiare, ad avere un ambiente, diciamo, completo, è sì. okay? per portare questa mentalità di apprezzare piccole cose. Perché se tu vieni a me e dici, noi dobbiamo and andare lì, io dico, ok, prendiamo una macchina andiamo. Questo di fare una passeggiata non esiste. Però per voi, prendiamo una passeggiata, vai ad apprezzare piccole cose, di gelato, sì. vieni da qua. E quando qualcuno prende questa mentalità, applica dentro l'ambiente amer uh, americano, o oh, tu esci un Kobe. E io riesco a capire, forse lui uh, è forte perché aveva tutti e due insieme. Sì. Dentro uh, dettagli, the details. Infatti e lui era proprio con i dettagli non scherzavo. Eh, no, certo, ma è incredibile. Non scherzavo, è una, una roba incredibile. No, bella, bella, ma e poi per quanto riguarda, insomma, eh, volevo parlarti anche del fatto che, di come sta andando questa cosa qui del, del, di motivare i ragazzi, perché io una cosa che ho notato tempo fa, che questa cosa qui del motivation, sai, dei video, eh, in Italia non andava, zero, non c'era no. niente. Eh. Tant'è che io spesso, io e Alex, parlavamo di Eric Thomas, che oh, okay. sicuramente conosci, eh, 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 anche eh. lui è un motivatore. E dicevo, ma calma, in Italia è proprio zero, o, se, o, o quando si parlava di motivation le persone erano un po', ma cos'è sta roba? Sì, cioè, sì, Come sì. fa una persona? Le sì. frasi fatte. Eh, esatto. Sì. Eh, eh. Però poi tu, quando, da quando hai, magari tu già lo facevi prima sicuramente, ma quando hai iniziato a farti conoscere di più, è come se sei riuscito a, a, a dare dei bei messaggi, cioè sei riuscito ad entrargli bene in testa a questi ragazzi. Cioè, perché secondo me prima era una cosa impossibile in Italia. Sì, sì no, in effetti qualcosa che ho notato, che uh, non c'è un voce uh, per questi ragazzi e uh, io ho visto che il pallacanestro è qualcosa che è usato in modo diciamo malissimo perché tu vedi tanti ragazzi alti, okay, giovani, che loro mettono dentro post per giocare a pivot uh, per vincere adesso e poi un ragazzo se lui non cresce non riesce a giocare okay? però il pallacanestro è basso è qualcosa in più se tu vai a insegnare a veramente giocare al pallacanestro ma tu riesci a veramente imparare a uh, vivere Okay? e quando ho visto questo io ho detto guarda quando io riesco a parlare bene a comunicare a trasmettere io devo tornare di là perché io stavo facendo queste cose anche quando uh, stavo in America e uh, uh, il fatto che adesso io sto imparando meglio a parlare uh, questo, uh, questo lingua, uh, questa lingua a questa lingua riesco a trasmettere qualcosa di positivo a questi ragazzi che per me eh, io faccio tutto ciò perché io ho visto questa cultura, diciamo, sempre indietro, e nel senso che sempre volevo seguire un altro paese. Come americano io vedo tante cose che arrivano in Italia dieci anni dopo. dopo. Ma perché? Ma, Italia, ma siamo innamorati di tutte le cose italiane in America, okay? In è Chicago vero. abbiamo mille ristoranti, modo di mangiare, uh, stile, film, storie, okay? Se un ragazzo riesce a capire, wow, io sono italiano, guarda, io posso fare qualsiasi cosa, oh, cambio tutto. Però, oh, America uh, fai questo, io devo andare all'estero di fare un lavoro. Ma, oh, ma che stai parlando? E in questo io voglio aggiungere uh, per creare un ambiente per mio figlio. Perché io non voglio che mio figlio cresci per pensare, ah, lì è meglio. No, qua è migliore. Dove sto io? Certo e no, così avrei allora no. anche una domanda per te <coughs> eh, quando sei arrivato in Italia ad Avellino, primo anno? è 2010 esattamente ti hanno dato questo soprannome il presidente il presidente, sì da dove salta fuori? Eh, sì, sì, il presidente sì, sì. Uh, eh. allora perché l'americano presidente è Lyndon B. Johnson dopo Kennedy sì. ok? e quando sono arrivato lì perché io vengo da NBA dopo ogni partita quando io vestito con uh, abito, suits, ok, cose molto eleganti sì. che i ragazzi non, non, non fanno qua, perché devo dire, i ragazzi che vengono da qua, diciamo, non voglio dire niente male, però sono, io devo dire, rejects, i ragazzi che non sono andati in NBA, ok? Sì. Vengono qua a un alto livello, so loro non hanno abitudine di fare questo come un lavoro. E quando ho cominciato a giocare, loro riescono a, no, a dire diciamo parole che lui va a, a, a essere un leader sul campo o che è un, un signor, signor se nasce, noi diciamo signor nasce ma so lui è presidente proprio c'era questo articolo che mi piace, sai, lo era scritto se tu vedi un uomo nero che parla inglese uh, da Cambridge okay. che è vestito molto elegante, ma tu avevo un'opportunità di conoscere Lenton Johnson e ho detto, oh mamma, mia, questo, è questo è bellissimo! Però no, il presidente è presidente, in... cosa è andata grande? Sì, presidente. Presidente. presidente sì. Beh, ricorda, quanti anni hai fatto ad Avellino? Uh, tre anni. Tre anni, dopo Avellino yeah. sei andato a... Uh, dopo Avellino a Sassari, ok? Oh, Sassari. E in Sassari sono andato a Varese, ok? E Varese, Pistoia e poi a uh, Caserta, due anni a Caserta. Sì. Qual è il posto migliore che dove ti sei trovato meglio? No, Avalino, è la, mia città, Avelino, la mia città. E poi hai conosciuto perché... tua moglie lì? Sì, quando, sì quando, perché ho, ho visto mia moglie all'aeroporto di Napoli. Abbiamo oh. due voli in ritardo, qualcosa è eh, bellissimo perché lei stava andando in Amsterdam, wow. Wow. In, uh, era contro uh, Bologna. Ah, Stiamo sì. andando a Bologna. Okay. E uh, veramente qualcosa di spettacolare perché uh, lei mi ha detto oh, io sto andando a Amsterdam, io sono americano. L'unica cosa che io conosco, conosciuto di Amsterdam, è marijuana and <laughs> red light district. Ah, ma, lei, ma lei è facile, guarda come io prendo lei, ok? E io, oh, mamma mia, oh, io sono stato molto fortunato. E la prima volta quando uh, siamo stati insieme, lei mi ha portato un uh, magazine, mm -hmm. uh, magazine uh, che stava parlando di tutti i parchi, musei. Oh, e yeah. ho detto, ah, so lei non è che cosa avevo pensato. E okay. lei, mia mamma mia, era una ragazza più in intelligente di. Devo dire una storia: Og ogni volta uh, nella mia macchina io sempre avevo questi CDs di vocabolari, no? Perché quando i ragazzi viene a me, io ho detto, basta con questo rap. Tu vai a sentire qualcosa per uh, di usare a livello del tuo vocabolario. No? Sì. Però i ragazzi va a dormire sempre, no? Mia moglie è l'unica persona che riesce a, a, a sempre stare sveglia e lei ha conosciuto tutte le parole. E lei ho detto "Guarda, lei è qualcuno speciale per me. Però, wow. Farah, eh, Linton... Però... Eh. Purtroppo abbiamo pochissimo tempo. Eh, e sì, infatti, sarebbe sì. stato bello continuare ma avremo altre sì, sì, occasioni. Sì. Eh, eh, eh. Eh, volevo chiederti che messaggio vuoi lasciare a quelli che ci andranno ad ascoltare. No, guarda, il eh, messaggio è sempre uh, uh, facile, che dobbiamo uh, essere pronti di accettare i momenti difficili. Okay. perché il mondo è proprio così però qualcuno, quando qualcuno riesce a capire che sia forte ok non devi avere un dubbio che non può fare qualcosa forse serve più, più tempo a uh, qualcosa che non può andare uh, precisamente che cosa tu hai pensato però devi uh, continuare andare uh, dobbiamo sbagliare questo momento di uh, migliorare e uh, riesci a, a superare qualsiasi cosa e questo è il mio messaggio possiamo fare tutto qualsiasi cosa il fatto che io sono americano dopo 30 anni uh, non, non avevo pensato mai a parlare un'altra lingua come americano ma tu devi parlare in inglese non che io devo parlare italiano e adesso io riesco a parlare italiano a trasmettere qualcosa a un altro paese per dire, guarda, tu puoi fare qualsiasi cosa. Come disse KG, anything is possible. Anything is possible, è semplice così. Yeah. È duro, è duro, è, è difficile. Guarda, per me io devo morire per, uh, per, per vivere qua, ma tu non hai idea come è, è imbarazzante parlare con qualcuno? di cosa? Che cosa ha detto? Oh, ma tu stai <ride> parlando con me, perché io devo ripetere, ma tu... Allora, devi, devi accettare questi momenti difficili, però arriverà il tuo momento, ok? Tu sei un grande di nuovo. Però grazie, ragazzi. Come sempre, getting in the game. <laughs> yeah. Yeah. Get in game, get in the game. Get in the game, yeah. get in the game baby. Get in the game. <laughs> Thank you. <coughs>